Ok, è giunto il momento di cambiare un po' di cose, va bene? Ok, perfetto, sono pronto. Allora ragazzi, voglio fare questo video perché ho proprio bisogno di essenzialismo. Ho bisogno di cambiare un po' le cose, ho bisogno di qualcosa di diverso, ok? E' per questo che faccio questo video molto a caso. Quindi aspettate un po' e sentitemi. Ma chi è quel figone? Oh, ma sei tu! Sei tu! Ciao amico! Ehi! Dov'è? Eccolo! Eccolo! Ok! Eccolo! Ciao, cucciolotta mia! Lei è la mia grandissima amica, mi ha accompagnato in tantissimi viaggi e oggi ci accompagnerà in un altro. Cucciolo, mi fai compagnia? Mi fai compagnia? Che c'è? Yuma. Penso si sia bloccata. La Vespa si è bloccata, quindi sto scendendo a folle fino a non so dove. Sincerte, non mi aspettavo che mi lasciasse, l'avevo appena portata dal meccanico. Ok, dai, fermiamoci qui. Dai, possiamo dire che per ora non fa niente. Tanto l'unica cosa, l'unico motivo è che volevo parlarvi un po' di un argomento. Vediamo dove sta, la luce è buona qua. Vi ho voluto portare fin qui, nelle zone di San Polo, per raccontarvi qualcosa. Vi ho detto che ho bisogno di essenzialismo. Sostanzialmente sì ragazzi, ho bisogno di essenzialismo. Che cos'è l'essenzialismo? L'essenzialismo è il semplice focalizzarsi su una singola cosa, essere totalmente concentrato e diretto verso un singolo obiettivo. Devo essere onesto con voi, io nel momento in cui appena ho fatto 18 anni, quindi esattamente un anno e pochi mesi fa, a dicembre l'anno scorso, sono scoppiato. Pensate che io fino ai 18 anni sono un'incubatrice che non vedeva l'ora di esplodere e fare tantissime cose. Quindi per me i 18 anni sono stati un periodo di wow, dai, posso fare tutto, sono maggiorenne, dai. E quindi ho iniziato a fare 3000 cose diverse. Ho provato a fare Amazon FBA, ho iniziato a lavorare con mia madre, ho iniziato a fare cinema, ho iniziato la cosa come formatore, che volevo comunicare e dare una parte di me agli altri. Ho iniziato tante cose e questo è stato uno dei più grandi errori che ho fatto, cioè fare tante cose. Nel momento in cui a settembre ho iniziato a fare l'università, ho iniziato a vedere i veri problemi. Mettiamoci una parte un po' più figa. Allora, il fatto è questo, che nel momento in cui ho iniziato ad andare all'università, le cose si sono veramente accumulate troppo, perché contemporaneamente nel periodo che ho passato tra settembre e dicembre si sono accumulate l'università a cui dovevo partecipare e quindi dovevo essere presente sempre a tutte le lezioni e ovviamente dovevo anche studiare per l'università. Dovevo fare cinema, che stavo facendo un documentario che tra l'altro ragazzi fra poco vi farò vedere, e dovevo fare continuare a fare video su YouTube, dovevo continuare a fare tantissime cose, la società di marketing, ma alla fine non riuscivo a fare niente.
È stato il mio che non riuscivo a fare niente. Infatti non sono riuscito a concludere nulla di decente in questo periodo, nulla che mi piaccia. E certo questo documentario qui che sta lì lì per finire, ma semplicemente perché sono stato molto fortunato su questo, lo ammetto. Quindi quello che vi dico è che ho bisogno di essenzialismo. E anche nel vostro caso abbiate essenzialismo, abbiate focus, perché tutto dipende da lì, su quanto ti riesci a concentrare su una singola cosa. Io mi ricordo che in quel periodo, sempre da settembre a dicembre, ero talmente motivato, talmente gasato, che dormivo 4 ore e mezza a notte, facevo un sonno, tipo oggi sono chiamato il sonno polifasico, ero pazzo, ok? Però a parte che ha dato ottimi risultati, poi magari in un altro video ve ne racconto un pochino, oppure magari posso riprovare a farlo qualche volta, non lo so. Comunque, quello che voglio dire è che l'essenzialismo, quanto è importante l'essenzialismo, quanto è importante il focus. Se voi andate a studiare le neuroscienze, una delle caratteristiche principali, uno dei compiti principali del nostro cervello è proprio quello di avere dell'attenzione. Per questo l'attenzione è uno degli elementi fondamentali sul quale noi ci dovremmo focalizzare per raggiungere qualsiasi obiettivo. Ricordo che mia madre mi faceva un esempio bellissimo che tuttora utilizzo per spiegarmi quanto sia importante l'essenzialismo. L'esempio è che tu sei esattamente come uno di quei pagliacci che fa girare i dischi, che ha tantissimi dischi che girano, ok? E non nel senso che sei un pagliaccio e ti comporti da pagliaccio, nel senso che sei semplicemente uno di quelli che fa girare i dischi. Se provi a far girare, a far partire due dischi contemporaneamente, fallirai sicuramente, perché è difficilissimo. Mentre quello che puoi fare è focalizzarti prima su un solo disco e poi iniziare a far girare tutti quanti gli altri. Ed è questa la scelta che ho voluto fare. Meglio qui che c'è più luce. Ed è questa la scelta che ho deciso di fare, focalizzarmi solo su una cosa. Per questo in questo periodo qui, da quando uscirà questo video bene o male, in realtà anche da prima, mi sto iniziando a focalizzare solo su una cosa che attualmente per me è quella più importante, ossia fare soldi, ok? Cioè far partire la mia società di marketing. Poi vi farò un altro video in cui vi parlerò per quale motivo ho aperto la società di marketing, quando l'ho aperta, come sta andando e tutte quante queste cosette qui. E mi focalizzerò solo su quella cosa. I video su YouTube usciranno un po' di questo genere, simili a questo che sto facendo adesso, perché per me sono più semplici da costruire. Semplicemente racconto la mia vita, non, niente edit, niente ricerca. Solo me, quello che mi sta accadendo. E per l'università invece sto cercando di ottimizzare il mio studio in modo che mi occupi il meno tempo possibile, cioè focalizzare la maggior parte del mio tempo dello studio sull'essenziale. Tanto il mio scopo attualmente non è avere tutti 30, ma il mio scopo è più che altro imparare le conoscenze base per permettermi di crescere e di evolvere e di sfruttarle al meglio sul mio business. Di conseguenza, ragazzi, thank you per avermi accompagnato in questo viaggio. Io mi faccio un getto sull'altalena e ci vediamo in prossimi episodi. Non lo so, possiamo chiamare episodi? Vabbè, chiamiamoli episodi. Beh, sono rimasto a piedi con la Vespa. Mi puoi venire a prendere? Che non cammina. Ciao ciao. Fine.